Le prime fotografie di lettura di Bologna fu fare una fotografia dalla Torre Asinelli ripresa ruotando la macchina di 90 gradi 4 volte. Ed è un tentativo di leggere la città, la mia città, infatti si chiama la mia città Bologna, con un'unica immagine, quindi una rappresentazione dove nel tutto fosse rappresentato quello che a me pareva di ravvedere e di sentire, questa confusione di linguaggi, di personalità, di situazioni che portavano alla mia lettura della città in quel momento. Io sono andato a fotografare Londra facendo un giro in quei pullman a 2 piani che girano per la città, per i turisti, no? Mi sono messo nel posto dei turisti giapponesi che vengono a vedere Londra. 2 giorni fanno il giro e vengono portati davanti ai vari monumenti più rappresentativi, più importanti di Londra, li scendono, scattano una fotografia, risalgono sul pullman, fanno un altro giro, scendono, scattano, addirittura ci sono dei punti segnati anche a terra di dove andare per avere l'inquadratura perfetta, che è una cosa sublime, proprio sublime. E ho voluto fare lo stesso giro e scattavo la fotografia, però mi ero costruito un aggeggio che io portavo in testa, attaccato alla macchina fotografica che guardava e scattavo quello che vedeva il turista, e avevo applicato un'altra macchina che mi fotografava dietro quello che c'era, che rappresentava il caso non programmato, cioè quello che c'era dietro, quello che in quel punto di vista non veniva mai fotografato perché era dietro il grande monumento. E ho avuto delle bellissime sorprese di situazioni molto più interessanti quando le sviluppavo dalla parte posteriore che non quelle della parte anteriore che era spuntata.